Molinari si va verso gli indennizzi. La giunta regionale ha approvato la proposta di legge per riconoscere gli indennizzi in caso di perdita delle aste. Un importante passo in avanti, secondo i balneari. Gli eventi in un QR code. Il calendario unico degli eventi in Versilia sarà aggiornato in diretta e consultabile tramite il telefonino. Si è chiusa l'esercitazione Ramoge, giornata conclusiva dell'esercitazione con il debriefing tra tutti i soggetti coinvolti, tra Italia, Francia e Principato di Monaco. Prende il via Massa Picta, 8 appuntamenti dedicati al cibo, alla tradizione e alla natura del territorio apuano. Bentrovati spettatrici e spettatori del TG Noi Versilia, apriamo questa edizione con le ultime sulla situazione delle concessioni balneari, perché la giunta regionale ha approvato una proposta di legge che aggiorna la norma del 2016. Ascoltiamo Luigi Casentini. C'è cauto ottimismo tra i balneari della Versilia dopo la proposta di legge approvata dalla Regione Toscana in merito agli indennizzi verso i balneari che dovessero perdere le gare per le concessioni. Un aggiornamento alla legge 31 in materia di concessioni demaniali marittime. Era questo infatti uno dei punti indispensabili alla luce dell'attuazione della direttiva Bolkestein che i balneari avevano più volte evidenziato. Ma diciamo che allora il concetto è questo: noi ci viene tolto il lavoro e in conseguenza di questo, togliendoci il lavoro, dobbiamo avere almeno un'ancora per cui poter dire abbiamo fatto qualcosa e usciamo che abbiamo un riconoscimento del lavoro fatto. Soddisfazione per quanto riguarda i parametri su cui si baseranno le perizie per stabilire il valore delle concessioni. Una serie di elementi che secondo uno dei rappresentanti maggiormente qualificati in questa materia, il commercialista dei balneari di Viareggio, Piero Bellandi, premieranno le attività virtuose. La Regione ha recepito la direttiva che viene dal governo e ha stabilito le regole che sono quelle della valutazione aziendale piena, che tiene conto anche degli investimenti da ammortizzare già fatti dal concessionario in scadenza e che tiene conto della redditività. E su quest'ultimo punto, secondo me, in maniera anche abbastanza precisa, cerca di far emergere quello che potrebbe essere qualche reddito occulto dai furbetti che poi fanno concorrenza sleale proprio all'interno del comparto dello stabilimento balneare o delle imprese balneari in generale. E adesso parliamo di turismo, perché tutti gli eventi dei 7 comuni che partecipano all'ambito turistico della Versilia saranno disponibili su un unico portale che sarà aggiornato 24 ore su 24. Basterà scansionare col proprio cellulare un codice QR code e con un solo clic si potrà accedere al calendario unico dell'ambito turistico della Versilia. Sul portale tutti gli eventi dei 7 comuni aderenti, dalle mostre ai concerti, filtrabili ad esempio per territorio e per data. Non solo, il portale è aperto anche ai privati, dagli stabilimenti balneari agli alberghi, passando per i ristoranti, previa valutazione dello staff dell'ambito. Abbiamo deciso per tantissimi motivi, motivi ambientali, motivi di economicità, di realizzare un calendario invece che sia continuamente accessibile con un QR code e stampiamo 10.000 badge che hanno proprio il formato e la consistenza di un normale bancomat, di un badge, e li distribuiremo. Il QR code che c'è alle spalle è sempre funzionante anche nei prossimi anni e quindi ci darà la possibilità di accedere al calendario della Versilia sempre. C'è anche un minimo di obiettivo di fidelizzazione. Io immagino un turista olandese o tedesco che mette questo nel portafoglio, nella borsa di quando viene a trovarci in Versilia, in un prossimo uggioso giorno in inverno in Olanda o in Germania lo ritrova, lo gira e vede cosa accade in dicembre, in febbraio, in aprile nel territorio che ha visitato la scorsa estate e magari anche invogliato a tornare. I QR code saranno disponibili nei centri informazioni turistiche e in alcune zone strategiche individuate dai comuni e stampati su adesivi.
Tornano in cartaceo la guida e la mappa della Versilia, con tutti i contenuti aggiornati. E adesso per la pagina di cronaca andiamo sul nostro sito. Ricercato per violenza sessuale, rintracciato a Querceta, un uomo di 31 anni di origine moldava è stato individuato dal personale del commissariato di polizia di Forte dei Marmi nei pressi della stazione di Querceta. Da controlli è emerso che nel 2020 era stato colpito da un ordine europeo di carcerazione per un cumulo di pene inerenti ai reati di violenza sessuale, furto e violazione del codice della strada, per una pena complessiva di oltre 5 anni. Per lui dunque è scattato l'arresto. E proseguiamo con la cronaca, sempre dal nostro sito internet. Ancora una sospensione per un circolo privato. La Polizia di Stato ha chiuso nuovamente per 30 giorni un circolo privato a Viareggio, nel quartiere di Migliarina. Il personale del commissariato di Viareggio ha notificato al presidente di un circolo privato, a cui era già stata notificata la sospensione delle licenze per 10 giorni il 10 maggio scorso, una nuova sospensione, questa volta però per 30 giorni. L'adozione della misura si è resa necessaria in quanto il circolo privato, subito dopo il termine della prima sospensione, è stato teatro di nuove intemperanze da parte di soggetti che lo frequentano. Questi, in stato di ebbrezza, hanno danneggiato, oltre al circolo stesso, anche alcune autovetture parcheggiate nelle adiacenze, la vetrina e la merce di un esercizio commerciale situato a fianco del locale. E adesso cambiamo argomento, perché si è conclusa l'esercitazione Ramoge 2024. Ascoltiamo. Con il debriefing tra tutti i soggetti coinvolti si è conclusa l'esercitazione anti-inquinamento Ramoge, che per 2 giorni ha impegnato le capitanerie italiane, francesi e monegasche insieme alle marine militari e al personale del Ministero dell'Ambiente. Un'occasione di confronto e di valutazione delle operazioni messe in atto durante la simulazione dello sversamento di idrocarburi e paraffina, che oltre allo specchio d'acqua di fronte alle coste della Versilia aveva interessato anche la spiaggia di Marina di Pietrasanta. Non ci sarà solo questo momento di prima impressione a caldo, e comunque l'esercitazione è andata molto bene. Però certamente c'è la necessità di fare il punto anche in modo critico, sia da parte degli operatori stessi e sia da parte di un gruppo di valutazione di esperti, che poi si farà una relazione, condividerà con tutti, proprio per andare a focalizzare punti di forza e criticità dell'esercitazione, sempre in un'ottica di miglioramento. Soddisfatta per l'esito dell'esercitazione, la comandante della Capitaneria di Viareggio, Silvia Brini, che ha sottolineato l'importanza di questo genere di attività anche nei riguardi delle popolazioni delle aree interessate dalla simulazione. Aggiungo, come comandante di Viareggio, che del compartimento di Viareggio, che anche il territorio ha ben risposto a questa iniziativa. Ho colto il fatto che hanno ben compreso l'importanza di una risposta nazionale a questo tipo di emergenze e che possono sentirsi come di parte integrante di una consapevolezza nuova e dalla quale trarre beneficio anche per tutti i servizi turistici che questo territorio offre all'utenza nazionale e internazionale. Coinvolti come osservatori anche rappresentanti dei paesi che si affacciano sull'Adriatico. Ci piace condividere l'esperienza Ramoge anche con altri paesi, soprattutto perché con i paesi dell'Adriatico stiamo portando avanti un progetto di accordo che prende proprio spunto da quelli che sono i fondamenti dell'accordo Ramoge. E adesso la politica, con le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Andiamo a conoscere meglio Angelica Gatti, candidata di Terra, Pace e Dignità. 35 anni, docente originaria di Massa, Angelica Gatti sarà candidata alle prossime europee a sostegno di Michele Santoro per la lista Terra, Pace e Dignità.
Abbiamo raccolto 100.000 firme in tutta Italia e questo è già un segnale grandissimo del progetto che noi stiamo portando avanti. Noi vogliamo portare la pace in queste elezioni europee. Siamo contro l'invio di armi, siamo per l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e l'inizio delle trattative. Noi dobbiamo lavorare per la salvezza del popolo palestinese, perché ciò che sta accadendo sulla striscia di Gaza è qualcosa di aberrante, di enorme, una tragedia immane che coinvolge tutta l'umanità. Appena è scoppiato il conflitto in Ucraina, Angelica Gatti si è impegnata costituendo un'associazione nazionale per fermare la guerra con il coraggio della pace disarma. L'idea della lista è che bisogna contrastare la guerra, un sistema che, come si legge nel programma, ha già impoverito l'Europa con l'inflazione e il caro energia e che va fermata bloccando l'invio delle armi. È un progetto che ha portato avanti Michele Santoro, che voi vedete in televisione, in tutte le piazze, che riesce a riempire e a parlare con persone sfiduciate, che pensano che il voto non conti. E invece ogni voto conta ed è fondamentale l'8 e il 9 di giugno cercare la colomba e votare per la pace. E adesso vi presentiamo un evento che ci porta alla scoperta della cucina e delle tradizioni del territorio apuano. Massa Picta, i colori della cultura, torna con 8 appuntamenti dedicati al cibo, alla tradizione e alla natura del territorio apuano che si svolgeranno al parco di Villa La Rinchiostra, a eccezione dell'anteprima dello spino fiorito che si terrà in piazza Aranci. 8 appuntamenti dal 31 maggio al 6 settembre. Questa è Massa Picta, i colori della cultura. Parleremo di territorio, di ambiente. Ci sarà un po' di locale e un po' di globale. Gli appuntamenti della rassegna del Comune di Massa, curati dal direttore artistico Fabrizio Diola, nascono dalla sinergia tra Touring Club, Federalberghi Costa Apuana, Assotel, Campeggi Riuniti Partaccia, Age Park Compagnia del Mare e Consorzio Balneari Massa. Il primo appuntamento, venerdì 31 maggio alle 18.30 a Villa Rinchiostra, sarà dedicato agli anni 80 e rappresenterà un viaggio tra musica e cibo che hanno caratterizzato quel periodo. Iniziamo con gli anni 80, Rick e Clive, chi ha i capelli bianchi come me se li ricorda, i mitici VJ di Video Music, hanno intervistato tutti, da Madonna a Freddie Mercury. E poi parleremo del cibo degli anni 80, con Antonio Morelli, che è presidente dell'Associazione dei Cuochi di Massa Carrara. Non mancheranno le degustazioni gratuite ad opera dell'Associazione Cuochi Massa Carrara. Buone notizie per gli amanti del beach soccer, ascoltiamo perché. Nel corso della presentazione al Bagno Flora della stagione estiva della Pharma Evia Reggio Beach Soccer, l'assessore allo sport Rodolfo Salemi ha annunciato che l'amministrazione comunale ha approvato il piano degli arenili, nel quale è stato inserito in pianta stabile il Beach Stadium Matteo Valenti, che potrà essere utilizzato quindi non solo d'estate ma anche nel periodo invernale, ospitando varie formazioni italiane e nazionali, oltre a quelle ovviamente del Viareggio, che potranno incrementare anche l'aspetto ricettivo nella nostra città. Unica preoccupazione l'ha manifestata Stefano Santini, responsabile tecnico della società, nonché contitolare dello stabilimento balneare Flora in passeggiata sul molo a Viareggio, riguardo la questione della Bolkestan, che sta preoccupando tutto il settore dei balneari, in quanto non sanno quale sarà il loro futuro. Di certo c'è però che la città di Viareggio avrà, come detto, un beach stadium fisso tutto l'anno e per il movimento è senza dubbio un fatto importante. È tutto per le notizie dalla Versilia, io vi ringrazio per l'attenzione e restate con noi TV.